Quanto ne butta, Luci? Luci! 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 Quanto ne butta? Un paio di minuti fa ha cominciato a venire giù peggio che mai. Oh mio Dio! Oh, e allora se la viene giù peggio che mai vuol dire che tra poco l'è finita! E su con la vita, capitano! Compri un fiore dalla buona Tusa! No, spiccio! Oh, capitano, compri un fiore! Ho bisogno di grana, capitano! Non sia insistente, davvero non ho spiccio! Oh, capitano, compri pochi penny, capitano! Un momento. Ecco qua 3.5 pence, se le fan comodo. Grazie. Su, dacci in cambio un fiore, no? Guarda che c'è un tizio lì dietro che mette giù ogni parolina che dici. Oh! E mica fa niente male a parlare con Shuki presente! Sono una ragazza onesta io e non ci ho parlato altro che per chiedere di comprare un fiume! Ma non cominciare a strillare adesso! Ma c'è bisogno di agitazione! La ragazza ha preso i soldi dal signore. Oh, sono l'assi che mi accusino. Lei sa cosa vuol dire per me. Mi rovineranno la reputazione e mi sbatteranno sulla strada solo per aver parlato. Chi ti fa niente, sciocca? Per chi mi hai preso? È tutto un sbaglio, Leon Shur. Guardaci le scarpe. La ragazza ha creduto che lei era un soffio, Shur.
Che cos'è un soffia? E beh, un soffia, no? Come si dice, se no uno che informa, no? Oh, giuro sulla Bibbia, giuro che non ho mai di una parola a me che potrei anche solo... E piantala, o forse l'aria di un poliziotto. E allora perché metteva giù quel chiave di sea? Mi faccio vedere cosa lei ha scritto da me, eh? E che roba è questa qui? Non è mica la pittura giusta, sono mica capace di leggerla. Io sì. Su con la vita, capitano, e crompi un fiume da una sola tuba. Ma che c'è tu, capitano? Oh, giuro, non volevo fare la giura. Non faccio la denuncia contro di me. Io non faccio nessuna denuncia. Signore, non ho bisogno di essere protetto a meno che non lo chieda io espressamente. Questa ragazza non aveva cattive intenzioni. È naturale che è così. Sono forse affari sui. Che faccio gli affari lì? Lui prende nota di quello che dice la gente. La ragazza mi ci ha detto, manca mezza parola. Si può sapere. Non lascia tanto che una ragazza trovi di ripararsi senza che qualcuno la maltratti. Non è mica un pulotto, è solo un piccanaso, ecco così. Ve lo dico a me, basta guardarci le scarpe. E come stanno i suoi assensi? E lei come fa a sapere che i miei sono desensi? Ah, non ci pensi, lo sono. E come è capitata qui lei che è nata a Lisson Grove? Ma... E se credi ma se sto venuta via da Lisson Grove? Lei neanche vola per i fuscei? E pensare che mi tocca pagare quattro di sera a settimana per la casa? Ah, può vivere come le pare piace, sono la smetta di far tanto chiasso. Smetta di piangere, lei ha il diritto di vivere dove più le piace. Magari a Park Lane, eh? Perché non discutiamo un pochino il problema della casa, eh? Mi sono una brava tusa, proprio sci! Ehi, magari sa anche di dove vengo io. Da Hoxton. Beh, ho forse detto al contrario. Ma questo è tutto. Guarda, non ha motivo di prendersela con me, no! Certo che non ne ha, dica un po'. Che diritto ha lei di sapere tutto di gente che non l'ha mai vista né conosciuta, eh? Che dica quel che ti piace. Io non ci voglio avere niente a che fare, non ci voglio. Con noi questo siamo le sue pezze da piedi, non è vero? Vorrei vederla prendersi certe libertà con il signore qui presente. Ma ci dica un po' a lui di dove che viene, eh? Visto che gioca tanto a far l'indovino. Cheltenham, Harrow, Cambridge ed India. Ma è giustissimo! L'hai nominata giusto! Ma sentita, fatto c'entro anche con il signore! Non è mica da gentiluomo, andare a ficcare la terra e te ne affari di una paratusa! Ma che diavolo sta combinando, Freddy? Mi piglierò la polmonite! Hands cut! Ma vuole essere così cortese da tenere per sé le sue impertinenze? Perché ho parlato ad alta voce? Oh, l'ho fatto senza volere. Comunque le chiedo scusa. Sua madre è di Epson, non c'è dubbio. Ma è straordinario! Sono cresciuto all'Hartley di Park, a due passi da Epson. Che nome divertente! Large Lady Park! Non c'hai il diritto di rovinarmi la reputazione! La mia reputazione è come quella di una sciura! Lei vuole un taxi, vero? Ma come osa rivolgermi la parola? Ti prego, Clara, ti prego! Ma come ci saremmo così grata, signore, se ci potessi chiamare un taxi? Grazie mille, signore. L'avevo ben detto me, che era un pulotto in borghese! Ma lì è mica un fischietto da culla, è di quello per fare sport! No, 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 Ah, non so se ve ne siete accorti, ma è già da qualche minuto che ha smesso di piovere. Già, l'è vera! Perché l'ha mica detto prima? Non piove più, Clara! Vieni, possiamo prendere un autobus! Ma il taxi! Sì. Sono di nuovo, mamma! Lucy, la borsa, Lucy! Bianca la borsa! Bianca l'ombrella! Come fa a riuscirci così bene, se è lecito? Fonetica, la scienza del linguaggio. Un irlandese, uno dello Yorkshire, lei lo riconosce dalla parlata, ma io sono in grado di collocarlo con un'approssimazione di 10 chilometri. A Londra fa lo scarto di 3 o 4 chilometri al massimo, e a volte riesco ad indovinare persino il quartiere. Oh, dovrà vergognarsi, bel coraggio, sì!
E ci si può guadagnare da vivere così? Oh, certo, e bene anche. Vede, ci sono individui che vogliono far dimenticare la loro provenienza, io posso insegnare. Che bada suoi da fare, che la si impassa una povera ragazza! Cara la mia figliola, piantala con questo piagnucolio oppure cerca di riparo in qualche altro luogo! Ma hai il diritto di stare qua, semigarda, come è? Una donna che mette suoni così disgustosi non ha il diritto di stare da nessuna parte, neanche quello di vivere. Che suoni! Urca! Ecco qui una creatura con un inglese da marciapiede che la terrà nel fango fino alla fine dei suoi giorni. Vede, signore, nel giro di 6 mesi io questa ragazza potrei farla passare per una duchessa. Non ci credo? Ma sono io stesso uno studioso di dialetti indiani. Davvero? E conosce il colonnello Pickering, l'autore di Parlare in sanscrito? Ma sono io il colonnello Pickering. Lei chi è? Harry Higgins, l'autore dell'alfabeta universale. Ma io sono venuto apposta dall'India per incontrare lei. Oh, e io stavo per venire in India a cercare lei. Oh, allora, che bello, succo la vita, compri un fiore dalla Paradusa, compri un fiore. Io gli ti dai piedi. Ah, che ci venga l'accidente. Se lo vede questo maledetto coso, ce lo lascio tutto, ma stai pensi? Un ammonimento. Tieni. Oh, grazie! Grazie, Shure! Grazie! Oh, grazie mille, Shure! Grazie! 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 Grazie, Shure! Grazie! Chiede una spaventosa attenzione. Ero piuttosto soddisfatto per il fatto che riesco a pronunciare 24 diverse vocali, ma è niente a paragone delle sue 130. Non riesco a cogliere la minima differenza tra gran parte di questi suoni. Ah, è una cosa che viene con la pratica. Se si continua ad ascoltare, si finisce per rendersene conto. Che c'è? Una giovane chiede di vederla, signore. Una giovane? Sì. E che vuole? Ma dice che lei sarà lieto di vederla. È di estrazione molto bassa. Ho pensato che forse le occorreva per farla parlare in quelle sue macchine. Ha un accento interessante la ragazza. Oh, è qualcosa di spaventoso, signore. Davvero spaventoso. Le dica di salire, signora Pitts. Benissimo, signore, sta a lei decidere. Pickering, le mostrerò come faccio le registrazioni. Ora trascriverò quello che dice in modo che lei possa ascoltarla con la trascrizione sott'occhio. Questa è la giovane, signore. Ma questa è la fioraia di ieri sera? Sì. Ho tutte le registrazioni che voglio del gergo di Lisson Grove. Vattene, non mi servi. Ma dico, non la metta giù così dura. Non sa neanche perché sono venuta. Ma ce l'ha detto che sono venuta in tassi. Sì. Sentiamo, perché sei venuta? Sono venuta per venire a lezione. E le pago le lezioni, capito? Oh, questo poi. E cosa ti aspetti che ti dica? Beh, se lei sarà un gentiluomo, potrei anche dirvi dei sedelli. Pickering, secondo lei dobbiamo invitare questa buzzurra ad accomodarsi oppure dobbiamo buttarla dalla finestra? Oh! Non voglio che mi chiamano buzzurra quando sono disposta a pagare una lasciura! Ma si può sapere che cosa vuole? Voglio essere una dama che sta in un chiosco a vendere fiori. Ma non mi prendono se non posso parlare più meglio. Lui ha detto che può insegnarmi. Eccomi qua, pronta a pagarlo? E lui mi tratta neanche che fosse una cacca! E come si può pensare di potersi pagare il signor Higgins? E perché no? So quanto le costano le lezioni, eh? E quanto? Ah, adesso sì che parla Char. Mi sono detta che cambia musica quando che vede la possibilità di piluccarsi indietro un po' dei soldi che mi ha sganciato ieri sera. Bevuto un cincinino a trappo, eh? Siediti! Ma siediti! E siediti, ragazza, fa come ti vien detto!
E quanto intenderesti pagare per le lezioni? Un'amica mia prende lezioni di francese da uno che è proprio un gentiluomo francese per 18 pence l'ora. E io mi sono detta che lei deve avere una gran fassa di bronzo per chiedermi la stessa cifra per insegnarmi una lingua che sia già la mia. Sicché si darò uno stellino e basta, prendere la sare. Sa che le dico, Pickering? Questa ragazza in tasca circa mezza corona al giorno. E chi te ne offre? 2/5 dei suoi guadagni giornalieri per una lezione. Ora, 2/5 degli introiti giornalieri di un milionario equivarrebbero su per giù a 60 sterline. È la più grossa offerta che abbia mai avuto. 60 sterline? Oh, ma io vogliamo i numeri! Stai zitta! Ma io non ce ne ho 60 sterline! Non piangere, sciocca, nessuno vuole toccare il tuo denaro! Ma qualcuno toccherà te con una scopa se non la pianti di frignare! Seduta! A credere che è mio papà! Se mi decido a darti lezioni, sarò peggio di due padri per te. Sa che le dico, Higgins? La cosa mi interessa. Che ne direbbe di un ricevimento all'ambasciata? Se ci riuscisse, direi che lei è il più grande insegnante vivente. Pronto a scommettere con lei l'equivalente dell'intero costo dell'esperimento che non ce la fa. Le lezioni le pagherò io. Oh, grazie, grazie, capitano, grazie, capitano, grazie. Ma così deliziosamente infima, così orribilmente sudicia. Oh, io non sono mica sudicia. Guardi che mi sono fregata il muso e le mani prima di venire qua, altro che. Ma sì, in fondo che cos'è la vita se non una serie di splendide follie? Io farò una duchessa di questo sporco di sogno. Oh! Subito, se la porti via la ripulisca, signora Pearson. Sì, ma... le strappi di dosso gli indumenti ribruci. Telefoni a Whiteley per averne di nuovi. E in attesa che arrivino la volga intatta da pacchetto. Oh, non è mica la gentiluomo, sa dire di queste robe. Sono una ragazza onesta io. Ah, so bene io che tipo è lei, sa? Ma se la porti via, signora Pearson, se ne pianta grane, gliene suo. Eh no, eh! Io chiamo la polizia, chiamo! Ma non so dove metterla! Ma metta nel ciclo dell'immondizia! No! Io comunque taglio, mica sa tutte le rotelle al posto giusto questo qua. Oh, oh, sicché sarai matto, eh? Benissimo. Signora Pierce, la sbatta fuori. Non c'ha il diritto di mettermi le mani addosso. Questa è la ricompensa che mi tocca per averti proposto di toglierti dalla strada, vestirti splendidamente e fare di te una dama. Questo non lo permetto, signor Higgins. Torna dai tuoi genitori, ragazza, e di loro di prendersi un po' più cura di te. Ce l'ho mica i genitori io. Mi ha detto che ero abbastanza grandisella per cavarmela da sola e mi ha sbattuto fuori. E dov'è tua madre? Ce l'ho mica la mamma. Quella che mi ha sbattuto fuori era la mia sesta madrigna. Oh, ma io me la cavo benissimo. Sempre stata una ragazza onesta a me. Ah, benissimo allora. La ragazza non appartiene a nessuno, non serve a nessuno altri che a me. Su, non la faccia così lunga, la porti di sotto, la porti di sotto. Ma che cosa ne facciamo? Bisogna darle dei quattrini. Avrà da mangiare e da vestirsi. Se ne dessimo dei quattrini, si liberebbe. Ah no, questo non lo permetto. Nessuno mi ha mai visto alzare il gomito. E lei che è un gentiluomo, non si permette di dire di queste robe. Vede la difficoltà. Quale difficoltà? Riuscire a farla parlare in maniera grammaticalmente corretta. Per quanto riguarda la sua pronuncia è abbastanza facile. Ma io non voglio parlare in maniera grammaticalmente. Io voglio essere una dama che sta in un chiosco a vendere fiori. Signor Higgins, desidero sapere in quale veste questa ragazza si troverà qua. E che ne sarà di lei quando avrà finito di dare le lezioni? E che ne sarà di lei se la lascio nella fogna, signora Pearson? Sono affari della ragazza e non suoi. Bene, quando avrò finito possiamo ributtarla nella fogna. Oh. E saranno ancora una volta affari suoi, così tutto sarà. Ah, no? Lei è proprio un senza cuore. Lei non vede altro che lui stesso. Basta! Me ne va! Dovaria vergognarsi di lui stesso, Dovaria! Stammi ad ascoltare! Siedi! Se farai quello che ti viene detto, dormirai in una stanza confortevole, avrai passi abbondanti e denaro per comprare cioccolatini e andare in giro in taxi. Tra 6 mesi andrai a Buckingham Palace, splendidamente vestita. Se il re giudicherà che non sei una signora, la polizia ti porterà alla torre dove sarai decapitata. Se invece non verrai smascherata, avrai in dono 7 sterline per cominciare la tua nuova vita da commessa. Se rifiuti questa offerta vuol dire che sei la più ingrata e perfida ragazza che ci sia.
e gli angeli ne piangeranno. Soddisfatto, Piccherino? Non sono stato chiaro, signor Riz? Io credo che farebbe meglio lasciarmi fare un discorsetto a quattro occhi con la ragazza. So benissimo che lei non vuole farle del male, ma so anche che quando viene colto da quello che lei definisce interesse per gli accenti, non si cura più di altro. Vieni con me, Eliza, vieni. Bene, la ringrazio, signora Pierce. La trascino in bagno. Oh, è proprio un gran prepotente. Io in bagno non letto se non mi vuole restare. E non voglio che nessuno mi picchia. È inutile ribattere, ragazza mia, tu non puoi capire il signore. Ma io non voglio andarci neanche vicino a te se poi mi tagliano la testa. Sempre stata una ragazza onesta io e con i miei sentimenti come tutti. Questa sarà la tua stanza da letto. Usciola, troppo bella per una come me. Avrei paura di toccare qualsiasi roba. Tu devi semplicemente diventare pulita come la stanza e devi chiamarmi signora Pierce, no Shura. Oh signor, e cosa è sta roba qui? E dove che fa educato? È là dentro che ci si lava Eliza e dove adesso laverò te. Cosa? Vuol dire che devo entrare la trenta e bagnarmi tutta? Ma lei vuole ammazzarmi, vuole! Conoscevo una che lo faceva ogni sabato e così è crepata! Oh, il signor Higgins il bagno lo fa ogni mattina e con l'acqua fredda! Urca, è fatto di ferro quello là! Ma tu l'acqua puoi venire calda quanto vuoi! Oh, no, Shura, dico sul serio! Mai fatto una roba del genere! Un bagno come dice lei, voglio dire! Su. Togliti i vestiti, intanto preparo l'acqua, infilati questa. Via. Oh no, ma hai tolto prima la roba che indosso! Non è giusto, non è decente! Sciocchezza, non ti spogli ogni notte quando vai a letto! E perché Doria? Mica voglio crepare! La cosa me la cavo, quella sì! Vuol dire che dormi con la biancheria che indossi di giorno? E con che altro dovrei dormire? Non lo farei più, finché sarai qui. Ti procurerò una camicia da notte. Vuol dire che bisogna infilarsi in robe fredde e battere i denti metà della notte? Ma lei vuole farmi morire, vuole? Vuoi fare quello che ti dico, vuoi essere sbattuta fuori? Oh no, Shura, lei non lo sa quello che è freddo per me. Non lo sa quanta paura che ho. Qui adesso non avrai freddo, ti ci metterò una bottiglia d'acqua calda. E adesso, fila di là e spogliati, su, via. Oh, no. Dai, ho saputo che è una roba terribile essere pulita. Distegrare me. Una domanda, caro Higgins. Lei si comporta da persona come si deve quando ha a che fare con donne? Ha mai conosciuto un uomo che si comporti come si deve quando ha a che fare con donne? Sì, e molto spesso anche. Bene, io mai. Le donne buttano tutto all'aria. Guai se le lasci entrare nella tua vita. E perciò eccomi qua, vecchio scapolo incallito, destinato con ogni probabilità a rimanere tale. Spero sia sottinteso che non si debba approfittare della situazione della ragazza. Oh, ma questo è sacrosanto. Gli allievi sono sacri. Ho insegnato le più belle donne del mondo, Pickering. Per me potrebbero anche essere fatte di legno. E anch'io è come se fossi di legno. Vede, signora Pierce, tutto bene? Vorrei dirle soltanto due parole, signore. Venga, venga. Venga. Ah, oh, non lo bruci. Lo terrò come cimelio. Signor Higgins, vorrebbe essere così cortese da misurare attentamente le parole in presenza della ragazza? Che diavolo intende dire?
Se lei dice dannato questo o maledetto quello, o che diavolo è questo o che diavolo è quest'altro, io non ci faccio caso. Signora Pizzo, un linguaggio simile in bocca sua, ma insomma... C'è una certa parola che devo pregarla di non usare. La ragazza l'ha pronunciata lei stessa quando ha cominciato a sentirsi a suo agio nella vasca. E comincia con la stessa lettera di vasca. La ragazza non sa quel che dice, ma non deve assolutamente sentirlo uscire dalla sua bocca. Respingo l'accusa, signora Pierce. Beh, forse in un momento di estrema e giustificata irritazione. Soltanto questa mattina lei l'ha pronunciata a proposito del vestito, della colazione vegetariana e di un volume che non trovava. D'accordo, d'accordo. È tutto? No, signore. Dobbiamo stare molto attenti alla ragazza. Voglio dire che non bisogna permettere le sciatterie nel modo di vestire o che lasci roba in giro. Certo, volevo richiamare la sua attenzione proprio su questo. E mi permetta di pregarla di non scendere a colazione in vestaglia. O comunque di non servirsene come un tovagliolo, come spesso usa fare. E se fosse così cortese da rimettere la scodella sporca sul sottopiatto anziché sulla tovaglia pulita, beh, darebbe il buon esempio. Se ben ricorda, solo la scorsa settimana lei si è mezzo soffocato con una lisca di pesci che le era andata di traverso. Sì, può darsi che queste cose le faccia così per distrazione, ma è certo che non le faccio abitualmente. E a proposito, la mia vestaglia puzza maledettamente di benzina. E per forza, signore, ma se lei si pulisce le dita... Oh, benissimo, benissimo. D'ora in poi me le pulirò nei capelli, sì, nei capelli. Spero che non si sia offeso. Oh, ma niente affatto. Ha perfettamente ragione, signora Pierce. Sarò attentissimo di fronte alla ragazza. Bene. È tutto? Grazie, signore. È tutto. Vede, Pickering, io non sono mai riuscito a sentirmi veramente sicuro di me stesso. Eppure quella donna è convinta che io sia insopportabilmente autoritario. Non riesco a spiegarmelo. Col suo permesso, i guai stanno già cominciando, signore. Di sotto c'è uno spazzino. Alfred Doolittle si chiama e vuole vederla. Dice che lei ha qui sua figlia. Oh, questa poi? Mi spedisca su quel manigoldo. Benissimo, signore. Oh, può darsi che non sia un manigoldo, Higgins. Ah, certo che lo è. Comunque sono sicuro che gli caveremo qualcosa di interessante. A proposito della ragazza? Ma no, mi riferivo al dialetto. E il professor Higgins? Sono io. Buongiorno. Si accomodi. Buongiorno, capo. Sono venuto per una questione, sai, grave, capo. Cresciuto ad Hounslow, madre gallese, direi. Allora, che cosa vuole, Doolittle? Voglio la mia fiola, ecco che cosa che voglio. È chiaro? Sono lieto di vedere che lei c'è ancora una scintilla di sentimento paterno. È di sopra, se la porti via subito. Come sa via? Lei crede che io voglia provvedere a sua figlia al posto suo? Un momento, capo. Ci pare giusto di approfittarsi così? La ragazza è roba mia. Non se l'è presa. Sua figlia ha avuto la sfacciataggine di venire in casa mia e di chiedermi di insegnarle a parlare come si deve. Questo signore e la mia governante sono stati sempre presenti. E come osa venire qui a ricattarmi? Lei ha mandato la ragazza apposta. Ma no, capo, no. Sono 2 mesi che neanche la vedo. Ah, sì? E allora come fa a sapere che è qui? Quando è venuta qui la ragazza, ha preso solo un ragazzo in del taxi per farci fare un giro. Il figlio della sua padrona di casa. E gli ha raccontato che voleva fermarsi qui. Io ho incontrato il ragazzo e mi ha raccontato su come che stanno le cose. E io come dovevo prenderla, capo? Te lo chiedo come genitore. Come dovevo prenderla? E così lei è venuto a salvarla. Proprio così, capo. Giustissimo. Lei se la porta via. E immediatamente. No, 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 capo. Non mi dica questo. Non sono mica il tipo da mettere i bastoni tra le ruote della mia fiorina. Signora Pitts, questo è il padre di Liza. È venuto a riprendersela. Gliela consegni. Ma no, no, ma questo è un frainteso. Ma può portarsela via, signor Higgins. Impossibile. Mi ha detto lei di bruciare i vestiti. È giustissimo. Mica posso portarmi via la fiola nuda. Ci pare? Se non ha vestiti, esca e vada a comprargliene. E dove sono quelli che c'aveva? Ce li ha bruciati io? Ho ordinato degli abiti nuovi per sua figlia. Quando arriveranno se la può portare via. Si accomodi in cucina. Da questa parte, prego. Un momento, capo, mi lasci parlare.
me e Vela siamo uomini di mondo. Dico bene? È meglio che vada, signora Pierce. Resti. Quello che domando, capo, sono i miei diritti di padre. E Lala è l'ultima persona al mondo che può aspettarsi che me la lasci andare gratis. Anche perché vedo che lei è uno che ha possibilità, capo. Insomma, che cosa sono 5 sterline per lui? Ma lei, caro signor Doolittle, non ha, deve rendersi conto che professor Higgins, le sue intenzioni sono assolutamente oneste. Ma certo che sì! Se pensavo che no, chiedevo 50! Vuol dire che sarebbe disposto a vendere sua figlia per 50 sterline? No, parlando in generale no, e non vorrei, ma per farci un piacere a un signorone come lei, lui è disposto anche a perderci. Ce lo garantisco. Ma lei non ha proprio senso morale, caro il mio uomo. Non posso permettermelo, capo. Chi sono me? Lo chiedo a voi due capi. Chi sono me? Me sono un povero Cristo immeritevole. Ecco quello che sono. Ma mica che me ho bisogno di meno che uno meritevole. Anzi, ho bisogno di più. E con la bibita ci marcio giù di brutto. Ho bisogno d'allegria, di canti e musica, quando che son giù di corda. Bene, e per tutto questo? A me mi fanno pagare tale e quale come al meritevole. Cosa è la morale del borghese? Solo una scusa per lasciarmi a bocca asciutta. Me mica fingo di essere meritevole. No, sono immeritevole. E voglio continuare ad essere immeritevole. E voi? Volete profittarvi della natura di un uomo per fregargli il presso della sua propria chiola che lui ha cresciuto con il sudore della sua fronte? 5 sterline non è una cifra ragionevole. Sa che ne dico, Pickering? Che se noi potessimo avere quest'uomo per 6 mesi, potrebbe scegliere tra un ministero e una parrocchia. Ha sentito, caro Doolittle? No, fa mica per me, capo. No, è una vita da cani, quella. No, no, povertà immeritevole, questa è la mia linea di condotta. Divertirsi un cincinino in buona compagnia, ecco. È l'unica che ci abbia un poco di pepe. Credo proprio che dobbiamo dargli quelle 5 stelle. Io temo proprio che ne farà un cattivo uso. Ah, solo un po' di bisboccia per me e per la mia ganza, garantendo divertimento a noi e lavoro ad altri. E soddisfazione a lui, che sa che non vogliono buttate via. È irresistibile, diamogliene 10. No, capo, la mia ganza non aveva il coraggio di spenderne 10. E forse neanche a me. No, capo. 5, non un penny di più, non un penny di meno. Ma perché non se la sposa questa sua ganza? Io sono piuttosto contrario ad incoraggiare immoralità del genere. Ce lo dica lui, capo. Ce lo dica lui a quella. Me sono più che disposto. Ma quella, niente. Devo farci dei regali. Sono schiavo di quella donna proprio perché son mica suo marito davanti alla legge. Carina, lo sa. La convinca a sposarmi. Se stiamo ancora ad ascoltare quest'uomo non ci resterà più nessuna certezza. Ecco qua. Oh. 5 sterline. Grazie, capo. Arrivederci, signore. Pardon, signorina. Ehi, va! Non riconosci la tua stessa tusa? Per Giove! Porca misteri! Eliza! Oh, zio, no, l'aria sema! Sema? Signor Higgins, la prego di non dire nulla che possa montare la testa alla ragazza, per favore. Ha perfettamente ragione, signora Pierce. Sì, dannatamente sema. La prego, signor Higgins. Ah, voglio dire estremamente sema. Oh, staria benissimo con me capelli in testa. E pensare che dovrebbe sembrare orribile. No, ho mai pensato che sarei riuscita a ripulirsi tanto da sembrare un tocco simile, capo. Qua mio credito, non ci pare? Ah, guarda qua, che facile darsi una ripulita qua, eh? Acqua calda e fredda al rubinetto, sugamani di lana e un cavaletto per tenerseli caldi, spasso le morbide per sgrugnarti e una tassa di legno di sapone che... spuss!
stanza di primule. Sono lieto che la stanza da bagno sia di tuo gradimento, Liza. Ma che mia tutto. Perché? Cosa c'è che non va, signora Pitts? Oh, nulla, signore, non ha importanza. Avevo la messa intenzione di romperlo. Non sapevo da che parte guardare. Però dopo ci ho messo sopra l'asciugamano, ci ho messo. Ma sopra cosa? Sopra lo specchio, signore. Caro Doolittle, lei ha allevato sua figlia troppo rigidamente. Me? Oh, non l'ho allevata per niente, me. A parte darci ogni tanto qualche sganassone. Il fatto è che non c'è abituata, capisce? Ma farà presto a imparare i vostri modi senza divisioni. Ma io sono una ragazza onesta e non voglio imparare i vostri modi senza divisioni. Ma se dici ancora una volta che sei una ragazza onesta, ti faccio riportare a casa da tuo padre. Pagelli? Vuol dire che non lo conosce. Sei venuto qua e solo per piluccarsi un po' di grana andarti a prendere la ciucca. Perché altro mi occorreria la grana? Forse per metterla anche il piattino in chiesa, eh? Non voglio sentire le tue menate. E non voglio neanche stare a sentire che le rifili a questo gentiluomo. O ti faccio vedere me. Capito? Altro da dire a sua figlia prima di andarsene, Doolittle. No, capo, niente. Se vuole migliorare il cervello di Eliza, lo farò con una cinghia. Arrivederci. Alt! Lei verrà a vedere regolarmente sua figlia. Senz'altro, capo. Ma non questa settimana, perché ho un lavoretto da fare. Buon pomeriggio, signori. Buon pomeriggio, Shura. Mica lo rivede tanto presto, sa, quel vecchio balista? A dire la verità non ne ho nessuna voglia, Liza. E tu? Ah, vegnanca. Per me è una vergogna, lei. Fare lo spassino invece di lavorare al suo mestiere. E sarebbe, Liza? Cavare con belle parole la grana dalla tasca della gente e mettere anche una soa. E ci fa un mucchio di quattrini, ci fa. Ma non mi chiama più signorina Doolittle? Mi scusi, signorina Doolittle, è stato un lapsus. Ah, ma a me non mi fa niente, sa. Lei solo che suonava così bene. Eliza, sono arrivati i tuoi nuovi abiti. Oh! E non correre così, ragazza mia. Caro Pickering, ci siamo presi una bella gatta da penale. Caro Higgins, sa che ha ragione. Su, avanti, lo dica. Faccia come dice lui. Se lo dice lei. A, B, C, D. Alt! Questa disgraziata bestiola è stata tenuta prigioniera a scuola 9 anni a nostre spese per insegnarle a parlare. Il risultato è A, B, C, beh, devi dire A, B, C, D! Ma io lo dico, no! A, B, C, D! Alt! Di una tazza di tè. Una tazza di tè? Devi spingere la lingua contro la parte superiore dei denti inferiori. Adesso di tazza. Splendido! Ottimo, signorina! Per Giove, ce l'ha fatta al primo colpo! Caro Pickering, ne faremo una duchessa! E adesso pensi di riuscire a dire te, non te, sta bene attenta. Se riattacchi con i bece e te, ti faccio fare il giro della stanza tirandoti i capelli! Ma io lo dico, no? Solo che quando lo dice lui sono più meglio! Bene, se riesci
riesci ad avvertire la differenza, perché diavolo piangi? Per carino, le dia un cioccolatino. Sì, sì, pianga pure. Se la cava benissimo. Vedrà, vedrà che le lezioni non le faranno male. E le prometto che non permetterò al signor Higgins di trascinarla attraverso la stanza tirandola per i capelli. Adesso via, va dalla signora Pierce e dille che vuoi un tè. Ma pensaci, cerca di farcela da sola. E tieni la lingua contro la parte superiore dei denti inferiori. Prossima lezione alle 16:30. Fila adesso! Oggi è il mio giorno di visite. Mi avevi promesso che non saresti venuto. Accidenti. Mamma, devo parlarti. Non è il momento. Tu riesci sempre a offendere tutti i miei amici. Smettono di venire a trovarmi dopo che ti hanno incontrato. Ah, sciocchezze. Beh, è vero, detesto le chiacchiere da salotto, ma la gente non ci bada. Sul serio, caro? Non puoi restare. Ho un lavoro per te, riguarda la fonetica. Ah, mi dispiace, ma non voglio saperne delle tue vocali. No, ma non è una questione di fonetica. Hai detto tu che lo era. Non riguarda la parte che devi aver tu. Ho pescato una ragazza. Vuoi dire che una ragazza ha pescato te? No, niente affatto. Quella di cui parlo non è una questione sentimentale. No, peccato. Perché? Beh, tu non ti affezioni mai a nessuno al di sotto dei 45. Quando ti renderai conto che c'è in giro anche qualche bella donna giovane. Ma la mia idea di una donna degna d'amore è una donna che ti somigli il più possibile. Non mi passerà mai per la testa di affezionarmi sul serio a giovani donne. E poi, mamma, sono tutte cretine. Sai che cosa faresti se mi volessi davvero bene, Harry? Che cosa, sentiamo? Sposarmi, suppongo. No, smetterla di giocherellare e toglierti le mani di tasca. E adesso dimmi della ragazza. Verrà a trovarti. Davvero? E perché? È andata così. È una povera fioraia che ho raccolto per la strada. E l'ha invitata nel mio salotto. Oh, andrà tutto benissimo. L'ho insegnato a parlare come si deve e le ho impartito precisi ordini su come comportarsi. Deve limitarsi a due argomenti. Il tempo e lo stato di salute dei presenti. Buongiorno, come va? Grazie, prego, nient'altro. Sarà impeccabile, non preoccuparti. Pickering è con me in questa faccenda. Abbiamo fatto una sorta di scommessa. Nel giro di 6 mesi mi sono impegnato a farla passare per una duchessa. Ha un ottimo orecchio, sai, ma bisogna tener conto non solo di come pronuncia, ma anche di quello che dice. La signora e la signorina Ainsworth Hill. Buon Dio. Buongiorno, come sta? Buongiorno. Buongiorno, come va? Buongiorno, è mio figlio Harry. Il suo celebre figlio? Era da tanto che desideravo conoscerla, professor Higgins. Lieto di conoscerla. Buongiorno, come va? Io l'ho già vista da qualche parte. Non mi ricordo esattamente, ma ho già sentito la sua voce. Ah, non importa, si accomodi, si accomodi. Prego. Grazie. Mi dispiace dover dire che il mio celebre figlio non sa comportarsi in società. Non gli faccia caso. Certo che no. A me non sembra. Oh, sono stato scortese. Chiedo scusa. Il colonnello Pickering. Oh, colonnello, buongiorno. Sono lieta di vederla. Come sta, signora Higgins? Conosce la signora e la signorina Hansford Hill? Harry le ha detto perché siamo venuti. Siamo stati interrotti, maledizione. Harry, ti prego. Siamo forse di troppo. Ma no, non sareste arrivate più a proposito. Desideriamo farvi conoscere una nostra amica. Ma sì, per Dio! 2 o 3 persone sono l'ideale. Voi o altri fa lo stesso. Il signor Ainsworth Hill. Accidenti, un altro. Buongiorno, come sta? La ringrazio di essere venuto, il colonnello Pickering. Oh, come sta? E mio figlio, il professor Higgins. Come sta? Pronto a giurare di averla già vista da qualche parte.
Ma non importa. Si sieda, prego. Si sieda. Eccoci qua. E adesso di che diavolo parliamo in attesa di Liza? Harry, tu sarai l'anima delle serate della Royal Society, ma sei un pochino imbarazzante in altre occasioni meno solenni. Davvero? Mi dispiace. Ma sì, è proprio così. D'accordo con lei, a me le chiacchiere salottiere non piacciono per niente. Ah, se la gente fosse sincera e dicesse quello che pensa... Lei crede che sarebbe piacevole se io dicessi quello che penso? È una cosa così cinica? Cinica? No! Sarebbe semplicemente indecente. Oh, sono certa che non dice sul serio, professor Higgins. Vede, ci presumiamo tutti civili e colti, al corrente di tutto quanto è poesia, filosofia, arte, scienza e via dicendo. Ma quanti di noi conoscono anche solo il significato di queste parole? Che ne sa lei di poesia? E lei che ne sa di scienza? E lui che ne sa di arte, scienza o altro? E che diavolo si immagina che io sappia di filosofia? O di buone maniere, Harry? La signorina Doolittle. Oh, è lei, mamma. Come sta, signora Higgins? Il signor Higgins mi ha detto che potevo venire. Ma certo, sono davvero molto lieta di conoscerla, signorina. Come sta, signorina Doolittle? Oh, il colonnello Pickering! Prego. Sono certa che ci siamo già viste, signorina Doolittle. Mi ricordo i suoi occhi. Sono molto onorata di fare la sua conoscenza. Mia figlia Clara. Come va? Sono molto onorata di fare la sua conoscenza. Posso essere presentato? Mio figlio Freddy. Sono molto onorata di fare la sua conoscenza. Adesso sì che mi ricordo. Covent Garden. Dannata faccenda. Harry, ti prego. E non appoggiarti alla mia scrivania. Scusami. Secondo me pioverà, non credete? È probabile che la perturbazione ad ovest delle isole britanniche si muova lentamente in direzione est. Non ci sono indicazioni di mutamenti cospicui dell'equilibrio barometrico. Divertentissimo. Beh, che c'è da ridere, giovanotto? Scommetto invece di averla imbroccata. Magnifico. Spero che non torni il freddo. C'è tanta influenza in giro. Oh, mia zia è morta di influenza, quel che dicono. Ma è mia ferma convinzione che quella povera vecchia l'hanno fatta fuori. Fatta fuori? Oh sì, mio Dio! Perché una donna forte come lei avrebbe dovuto morire di influenza? L'anno prima era riuscita a cavarsela con la... difterite! Tutti la davano per spacciata, ma mio padre ha cominciato a versarle in gola tanto di quel gin che si è ripresa così improvvisamente che con un morso ha spezzato il cucchiaio. Oh, senti, senti! Perché una donna forte come lei avrebbe dovuto morire di influenza? E che ne è stato del suo cappello di paglia che avrei dovuto ereditare io? Io dico che qualcuno l'ha sgraffignato, e chi l'ha sgraffignato l'ha anche fatta fuori. Sgraffignato? Lo intuisco. Ma cosa vuol dire farla fuori? È un nuovo gergo, non so se mi spiego. Far fuori una persona significa ammazzarla. Non crederà davvero che sua zia sia stata uccisa. Altro che se lo credo. Quelli con cui viveva l'avrebbero ammazzata per uno spillone da cappello. Figuriamoci per un
mio padre ne sgargallozzava parecchio, che ne conosceva perfettamente i benefici. Deve essere stato terribile. Ma no, era più sopportabile quando aveva un po' di liquore in corpo. C'è un sacco di donne che devono far bere i propri mariti per riuscire a tollerarne la presenza. Vedi? Se un uomo ha un briciolo di coscienza, quando è sobrio questa lo tormenta e lui si abbaglia. Un po' di bibita gliela fa dimenticare e lui ritorna felice. Beh, che c'è da ghignare? Questo nuovo gergo, lei lo interpreta perfettamente. E se lo interpreto perfettamente, che cosa c'è da ridere? Ho detto qualcosa che non va? Ma niente affatto, signorina Dolittle. Beh, è già qualcosa. Quello che volevo dire è... Beh, si è fatto tardi. Sono molto onorati di fare la sua conoscenza, signora. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, colonnello Pickering. Arrivederci, signorina Dolittle. Arrivederci a tutti. E attraversa a piedi il parco, signorina Dolittle. In tal caso... A piedi? No! Col cavolo! Io viaggio in taxi. Confesso che non riesco ad abituarmi a questi modi di fare moderni. Oh, ma no, mamma, fanno benissimo. Se sei così vecchio e stanco, la gente penserà che non andiamo da nessuna parte e che non frequentiamo anima viva. Ammetto di essere molto vecchia maniera, anche se ormai mi hai abituato a sentirti parlare di ganzi e di cose luride e bestiali. Ma quello che si sente oggi è davvero un po' troppo. Oh, ma sono cose alle quali nessuno attribuisce più un particolare significato. Oh, io trovo il nuovo gergo delizioso e del tutto innocuo. Beh, penso che sia ora di andarcene, Clara. Sì, abbiamo ancora 3 visite da fare. Arrivederci, colonnello Pickering. Signora Higgins. Professor Higgins. Arrivederci. E non si lasci scoraggiare. Ci dia dentro. Lo farò senz'altro. Ah, tutte queste sciocchezze, tutta questa pruderie paleovittoriana. Ah, tutte dannate sciocchezze. Sciocchezze del cavolo. Clara, ma insomma. Io, arrivederci. Arrivederci. Le piacerebbe rivedere la signorina Dolittle? Oh sì, moltissimo. Beh, i miei giorni di visita li conosce. Certamente, grazie mille. Arrivederci. Arrivederci, professor Higgins. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci, signora Higgins. Arrivederci. Non riuscirò mai ad usare certe espressioni. Mica è necessario, sa? Se la cava benissimo anche senza. Arrivederci. Beh, Eliza, è presentabile o no? Sciocco ragazzo, certo che non è presentabile. È il trionfo della tua arte e del sarto che l'ha vestita. Crede che si possa fare qualcosa per eliminare certe scurrilità? No, finché è nelle mani di Harry. Vuol dire che uso un linguaggio sconveniente? Sarebbe convenientissimo, diciamo, a bordo di una chiatta. Ma non sarebbe l'ideale per lei a un ricevimento. Oh, certo, ammetto che non sempre mi esprimo come un vescovo. Colonnello Pickering, mi vuole dire come stanno esattamente le cose in Wimpole Street? Oh, io mi sono trasferito in casa di Harry ed insieme lavoriamo ai miei dialetti indiani. Sì, sì, questo lo so, ma la ragazza dove sta? Con noi, naturalmente. Dove dovrebbe stare? E in quale veste? È una domestica o che cosa? Credo di capire che cosa intende dire la signora Higgins. Beh, che sia dannato se invece lo capisco io. Ho dovuto lavorare su quella ragazza per mesi e mesi per portarla al livello attuale. E poi è utile. Sa dove stanno le mie cose, mi ricorda gli appuntamenti e così via. E la tua governante? In che rapporti è con lei? La signora Pitts. Oh, è felice di avere qualcuno che le risparmia tanta fatica. Ma se mi sentesse cose strane sul conto di Liza, continua a ripetermi: lei, signore, non ci pensa, ma... Vero, Pick? Oh, sì, sì. Ogni discorso su Eliza finisce con
Lei non ci pensa, ma... Come se non avessi continuamente in testa le sue dannate vocali e consonanti. Sono sfinito a furia di tenerle sotto controllo labbra, denti e lingua. Ah, per non parlare della testa, che è la cosa più strampalata di tutte. Siete proprio una simpatica coppia di bambini intenti a giocare con una bambola in carne e ossa. Giocare? Altro che giocare. È la più ardua impresa che abbia mai affrontato. È la verità, mamma. Tu non hai idea di quanto sia interessante prendere un essere umano e trasformarlo in un individuo completamente diverso. Significa riempire il baratro che separa classe da classe e psiche da psiche. Sì, è di un interesse enorme. Oh, le assicuro, cara signora Higgins, che noi Eliza la prendiamo molto sul serio. Ogni giorno c'è un cambiamento. Sì, per Dio, è l'esperimento più eccitante che io abbia mai intrapreso. Eliza ci riempie le giornate. Facciamo altro che parlare di Eliza. Ed insegnare ad Eliza. Vestire Eliza. Cosa? Oh, sì, sai, ha un orecchio incredibile, proprio come un papagallo. Quella ragazza è un genio. Sono il terzo splendidamente. E lo abbiamo portato ai concerti di musica classica e all'opera. Cose per il mondo e quando non sono corti anni. E noi siamo una presa di corpo immediatamente. Come se ci si fosse dedicata tutta la vita. Hai capito? Mi dispiace. Quando Pickering sbraita nessuno riesce già a parlare. Io sbraito. Colonnello sì. Pickering, si rende conto che quando Eliza ha messo piede in Wimpole Street qualcosa d'altro è entrato con lei? Sì, è il suo padre. Oh, ma Higgins è riuscito a liberarsene. Sarebbe stato più logico che fosse venuta la madre, ma se la madre non l'ha fatto, qualcos'altro invece sì. E che cosa? Un problema. Un problema? Oh, il problema di farla passare per una dama. Ma è un problema che risolverò, anzi, l'ho già quasi risolto. Niente affatto, stupidi maschi che non siete altro. Il problema è quello di cosa farne dopo. Ma non ci vedo niente di speciale. Potrà andarsene per la sua strada con tutti i vantaggi che le avrò assicurato. E quali vantaggi? Le maniere e le abitudini che impediscono a una signora per bene di guadagnarsi da vivere senza procurarle il reddito di una signora per bene? È questo che intendi dire? Vede, signora Higgins, le troveremo un lavoro facile. È contenta così, non si preoccupi. E comunque è inutile preoccuparsene adesso. Ormai è fatta. Ciao, mamma. Ciao. Ci sono mille possibilità. Vedrà, faremo del nostro meglio. Arrivederci. Pick, portiamola all'esposizione shakespeariana d'Erskart. Sì, portiamocela. Ma sì! Avrà delle uscite deliziose. Non vedo l'ora. Gli uomini. Gli uomini. Gli uomini. Maestro. Ma sì, maestro! Si ricorda di me? Per niente. Chi è lei? Ma sono il suo allievo, il piccolo Nepomuk, il ragazzo prodigio. Ho reso celebre il suo nome in tutta Europa. Lei è stato il mio insegnante di fonetica, non può essersi dimenticato di me. Perché non si taglia i capelli? Ah già, i capelli, beh, io non ho il suo aspetto. E se li taglio nessuno più si accorge di me. Così invece sono famoso. Tutti mi chiamano Dick Capellone. E che cosa fa in mezzo a tutta questa gente bene? Beh, l'interprete. Parlo 32 lingue. La mia presenza è indispensabile in queste riunioni internazionali. Lei è il grande esperto di dialetti. Io di tutte le lingue che si parlano in Europa. Bene, ora devo andare. C'è un diplomatico greco che ha bisogno di me. Maestro. Vada, vada. All'ispera, Tanitakis. Ma è davvero un esperto? Ma non c'è il rischio che smascheri Eliza? Ah, se la smaschera vuol dire che ho perso la scommessa. Bene, Eliza, ci siamo. Pronta? Nervoso, colonnello. Oh, terribilmente. Come in attesa della mia prima battaglia. Ma per me non è la prima volta. Io l'ho fatto 10, 100, 1000 volte nella mia topaia quando sognavo ad occhi aperti. E adesso sto sognando. Mi prometta che non permetterà al professore di svegliarmi, altrimenti mi metterò a parlare come quando ero in Drury Lane. Non una parola, Higgins, intesi? Pronta? Pronta. Andiamo.
onorata di fare la sua conoscenza. Come sta? Sono molto onorata di fare la sua conoscenza. La sua figlia adottiva, colonnello Pickering, farà sensazione. Molto gentile da parte sua averla invitata. Come va, Pickering? Scoprirà tutto sul conto di quella ragazza. Eccellenza? Come va, Higgins? Questa sera ha qui un rivale. Dice di essere stato suo allievo. È bravo? È in grado di imparare una lingua in 2 settimane e ne conosce decine. Tipico segno di stupidità. Come studioso di fonetica non vale niente. Come va, professore? E lei? Devono essere una bella barba per lei queste serate. Mi perdoni di avervi parte. Sul conto di quella splendida giovane dama, professore. Quale splendida giovane dama? Lo so benissimo. Mi dicono che non si è visto nulla di simile a Londra dai tempi in cui la gente saliva sulle seggiole per guardare la signora Lantry. Monsieur, bonsoir. Oh, madame. Finalmente, Nepomuk ha scoperto qualcosa sul conto della signoria Doolittle. E ho scoperto tutto. È finta. Finta? Impossibile. Ma sì, non mi si può ingannare. Il suo nome non può essere Doolittle. E perché? Ma perché Doolittle è un nome inglese e la signorina non è inglese. Sciocchezze! Parla l'inglese alla perfezione. Sa, con troppa perfezione. È in grado di mostrare una donna inglese che parli l'inglese come si dovrebbe? Certo che mi ha lasciato di stucco nel modo in cui si è presentata. Ma se non è inglese, che cos'è? Ungherese! Ungherese? Sì, ungherese di sangue reale. Io sono ungherese e nelle mie vene scorre sangue reale. Ed ha provato a parlarle in ungherese? Ma altro che, ma è stata molto abile. Mi ha detto, vi prego, mi parli in inglese che io il francese non lo conosco. Francese! E finge di ignorare la differenza tra ungherese e francese. Impossibile, li parla tutti e due. Ed è di sangue reale. E come ha fatto a scoprirlo? Istinto, maestro, istinto. Solo dal sangue magiaro può venire quell'aria di chi ha dalla sua il diritto divino. Quegli occhi penetranti. Sì, 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 è una principessa. Lei che ne dice, professore? Io dico che è una comune ragazza inglese raccolta per la strada alla quale un esperto ha insegnato a parlare. Per me è di Drury Lane. Oh, maestro, ma lei ha proprio la fissa del Cockney. E vostra eccellenza cosa ne pensa? Naturalmente sono d'accordo con Nepomuk, deve essere almeno una principessa. Oh, non necessariamente legittima, naturalmente. Forse frutto di un matrimonio morganatico, ma quella è indubbiamente la sua classe di appartenenza. Io continuo ad essere della mia opinione. Lei è veramente incorreggibile. Dov'è Eliza? Non dobbiamo perderla di vista. Non ce la faccio più. Tutti quanti non fanno che tenermi gli occhi addosso. Una vecchia signora mi ha appena detto che parlo come la regina Vittoria. Professore, mi dispiace che lei abbia perso la scommessa per causa mia. Ma il professor Higgins non ha perso la scommessa. Grazie a lei la vita non una, ma 10 volte. Andiamocene. Ne ho abbastanza delle chiacchiere di questi scimmiotti. Sì, sì.
Andiamocene. Eliza è stanca ed io sono affamato. Usciamo e andiamo a mangiare qualcosa. Scale. La signora Pizza la troverà domattina. Penserà che eravamo sbronzi. Buono siamo, Niente posta. Non ho guardato. Oh, ma dove diavolo ho messo le pantofole? Circolari. Parte questo biglietto per te. Ah, uno che presta denaro a usura. Che serata, Che gente. Oh, che semenze. Oddio, è stata una lunga giornata. Un po' troppo, direi, ma... Tu hai vinto la tua scommessa, Eliza ce l'ha fatta e strafatta. No, grazie a Dio è finita. Eri nervosa all'ambasciata? Io sì. Eliza invece, Eliza sembrava calmissima. Sapevo che se la sarebbe cavata benissimo. Perché è la tensione di tutti questi mesi di lavoro che si fa sentire. In un primo tempo, quando si trattava solo di fonetica, ero abbastanza interessato. Poi però... ho cominciato ad annoiarmi a morte. Avrei buttato tutto all'aria già 2 mesi fa. È stata una rottura di scatole dal principio alla fine. Comunque è stato un grande successo. Un immenso successo. Vedi, c'è tanta gente autentica che non ci riesce e sono così imbecilli da ritenere che lo stile sia qualcosa di innato solo in persone della loro stessa condizione sociale, sicché non imparano mai. E occorre professionalità per fare le cose alla perfezione. Sì, è proprio questo che mi fa andare fuori dai gangheri. Gli stupidi non sanno fare il loro stupido mestiere. Ma per fortuna è finita. E finalmente posso andarmene a letto senza l'incubo del domani. Comunque, è stato un vero trionfo per te. Buonanotte. Buonanotte, amico mio. Buonanotte, Eliza. Spegni le luci, Eliza. E dia alla signora Pirz di non prepararmi il caffè domattina. Prenderò il tè. Le pantofole. Oh. Eccole qui le pantofole! Se le prenda! Vedi che c'è!
qualcosa che non va. No! Per lei va tutto bene, vero? Io le ho fatto vincere la scommessa e questo le basta! Io però non conto, vero? Tu mi hai fatto vincere la scommessa? Tu, bestia presuntuosa! Sono stato io a vincerla! E si può sapere perché mi hai tirato le ciabatte? Perché vorrei sbattergliele in faccia! Vorrei ammazzarla, maledetto egoista che non è altro! Perché non mi ha lasciato nella fogna? Lei ringrazia Dio che tutto sia finito e che adesso può ributtarmici! Non è così! Ah, la creatura è un po' nervosa, ecco tutto. Dentro le unghie, cazzo! E com'è oggi sfogarti su? Che ne sarà di me? Che ne sarà di me? Ma che diavolo ne so io? Che importa quello che sarà di te? No! Lo so benissimo che lei non gliene importa. Io per lei non sono niente, meno ancora di quelle sciabatte. Si dice ciabatte. Ciabatte! Non credevo che ormai facesse differenza. Ma lei, si può sapere che ti ha preso? Eh? Hai da ridire sul trattamento che ti è stato riservato? No, niente da ridire. E allora? Qualcuno si è comportato male con te? Il colonnello Pickering, la signora Pitts? Uno dei domestici? No. Presumo che tu non voglia farmi credere che io ti ho trattato male? No. Lieto di saperlo? Ah, ma forse sei stanca. Vuoi un bicchiere di champagne? No. Grazie. Vedi, Liza? Penso che fosse naturale per te essere in ansia per il ricevimento all'ambasciata. Adesso è tutto finito, no? Dai, non c'è più niente di cui preoccuparsi. No, per lei non c'è più niente di cui preoccuparsi. Dio, Dio, vorrei essere morta! Ma perché? Perché in nome del cielo? Oh, dammi retta, Liza, non c'è niente che non vada per il suo verso. Adesso te ne vai a letto e ci dormi su. Magari ti fai un piantino, dici le tue preghiere. E domani sei nuovamente a posto, lo vedrai. Le sue preghiere già le udite. Grazie a Dio è finita! Beh, non ringrazia che tu Dio che tutto sia finito. Adesso sei libera, no? E puoi fare quello che vuoi. Ma che cosa posso fare? A che cosa mi ha reso adatta lei? E dove andrò? Che ne sarà di me? È questo che ti preoccupa? Ah, fossi in te non ci penserei affatto. Non avrai difficoltà a sistemarti in un modo o nell'altro. Anche se non pensavo che volessi andartene. Ti sposerai, è ovvio. Vedi, Liza, non tutti gli uomini sono vecchi scapoli incalliti come me il colonnello. E tu non sei certo da buttar via. Anzi, a volte è proprio un piacere guardarti. Voglio dire, per quelli portati al matrimonio. Su, su, adesso va a letto e fatti una bella dormita. Sai, penso che mia madre... Sì, potrebbe trovarti un buon partito mia madre. Non eravamo così in basso nemmeno all'angolo di Tottenham Court Road. Che intendi dire? Vendevo fiori, non vendevo me stessa. E adesso che lei ha fatto di me una signora, non ho altro da vendere. Ma sciocchezze, Liza, non è necessario che tu sposi qualcuno se non ti va genio. E che altro potrei fare? Un sacco di cose. Che idea di quella tua idea di un negozio di fiori, eh? Piccheri potrebbe mettertene su uno. Ha un sacco di soldi, lui. Ah, confessa che solo 6 mesi fa avresti toccato il cielo con un dito se avessi avuto un negozio di fiori tutto tuo. Su, su, te la caverai benone. Adesso scusami, ma devo proprio andarmi nel letto. Non sono da morire. A proposito, ero sceso per qualcosa, ma... Le sue pantofole. Già, me le avevi tirate addosso. Prima che se ne vada, signore. I vestiti che indosso sono miei o appartengono al colonnello Pickering? Oh, che vuoi che se ne faccia il colonnello Pickering? Può darsi che gli occorrano per la prossima ragazza che pescherete per fare un esperimento. La prego, signore. È così che la pensi nei nostri riguardi. Io voglio sapere che cosa posso portare con me andandomene. Non voglio essere accusata di furto. Furto? Non dovresti neppure pensarlo, Liza. Rivela una mancanza di sensibilità da parte tua. Ma io
Sono solo una povera ragazza ignorante e non può esserci la stessa sensibilità in uno come lei e in una come me. Vuol dirmi che cosa mi appartiene e cosa no? Ma puoi portarti via tutta questa maledetta casa, se vuoi. A parte i gioielli, quelli sono stati noleggiati. Soddisfatta? Si fermi, la prego. Li porti in camera sua. Non voglio correre il rischio che vadano smarriti. Se fossero miei, te li caccerei in gola, ingrata che non sei altro. Questo non è del gioielliere. Me lo ha regalato lei a Brighton. Non lo voglio più. Non mi picchi! Svegliati, infame creatura! Come osa accusarmi di intenzioni simili? Sei tu che mi hai colpito, tu che mi hai ferito al cuore! Ne sono contenta! Perlomeno mi sono in parte rifatta! Mi hai fatto perdere il controllo. È una cosa che mi è successa assai di rado finora. Per questa sera preferisco non dire altro. Vado a letto. Farà meglio lasciare un biglietto alla signora Pierce a proposito del caffè. Io non glielo dirò. Al diavolo la signora Pierce, al diavolo il caffè, al diavolo te! E la maledetta folle idea che ho avuto di sprecare la mia scienza e le mie attenzioni e cure per una buzzurra senza cuore! Niente. Trascorro qui gran parte delle mie notti. È l'unico posto dove mi sento felice. Non rida di me, signorina Dulitto. Non mi chiami signorina Dulitto. Eliza è più che abbastanza per me. Freddy, lei non crede che io sia una buzzurra senza cuore? Ma no, mia cara. Come fa a pensare in una cosa simile? Lei è la più dolce. È la più cara. Ehi, voi due. Allora? Mi dispiace, gente, che... ci siamo appena fidanzati. Andate a casa. Mi ha messo paura quel Ghisa, ma tu gli hai risposto per le rime. Spero di non averti distolta dal tuo proposito. Dove stavi andando? Al fiume. E perché? Per farci un buco dentro. Eliza, che cosa vuoi dire? Cosa ti succede? Non ha più nessuna importanza. Adesso non ci siamo che io e te al mondo, vero? Sì, nessun altro. Allora voi due, non mi sono spiegato? Via di qui! E di corsa! Ce ne andiamo subito, di corsa! Thank you.
avrei mai creduto che i poliziotti fossero tanto moralisti. Non hanno altro da fare che dar la caccia alle ragazze per strada. Dobbiamo andare da qualche parte. Non possiamo stare in giro tutta la notte, no? Dici di no. Secondo me sarebbe bellissimo vagabondare in eterno. Oh, amore. Succede? Eliza ha tagliato la corda. L'avrei spaventata. Spaventata? Sciocchezze! Ieri sera invece di andare a letto è uscita e stamattina prima delle 7 è rientrata a prendere la sua roba e quella scema della signora Pizzi gliel'ha lasciato fare senza dirmi una parola. Che devo fare? Fare senza di lei, Harry. La ragazza ha tutti i diritti di andarsene. Ma non riesco a trovare più niente, non mi ricordo gli appuntamenti. Io... Buongiorno, signora Higgins. Buongiorno. Che cosa ha detto quell'asino d'ispettore? Hai accennato a una ricompensa per chi la trova? Vuoi dire che hai messo la polizia alle calcagna di Eliza? E che altro potevo fare? L'ispettore ha fatto un sacco di difficoltà. Ritengo supponga che abbiamo losche intenzioni. Beh, direi che è logico. Ma che diritto avete di rivolgervi alla polizia e di spifferare il nome della ragazza come se fosse una ladra, un oggetto smarrito o qualcosa del genere? Ma dico! Ma noi vogliamo ritrovarla! Non possiamo lasciarla andare così, signora Higgins. Voi due non avete più sale in zucca di un bambino. Ma insomma! Signor Harry, un tale desidera vederla in privato. Non voglio vedere nessuno adesso. Ha detto come si chiama? Sì, signore. Doolittle. Doolittle? Vuol dire lo spazzino. Spazzino? Oh no, signore, niente affatto. È un signore a modo. Per Dio, Pickering, deve essere qualche parente di Liza da cui lei è andata. Qualcuno che non conosciamo. Lo spedisca su presto. Sì, signore. Parenti a modo. Adesso sì che ne sapremo di belle. Conoscete qualcuno dei suoi? Soltanto il padre, quel tale di cui le abbiamo parlato. Il signor Doolittle. E guardi bene, visto? Colpa sua. E che cosa ha fatto, caro il mio uomo? Dia un'occhiata. Visto che cappello? Visto che vestito? Buongiorno, signor. Chiedo pardon, Shura. Si accomodi. Grazie. C'ho così tanto piene le scatole di quello che mi capita che mica riesco a pensare niente altro. E che cosa le capita? Tutto può capitare a tutti e non si può dare la colpa a nessuno che non ha la provvidenza, come si dice. Ma questa è una cosa che ha combinato lui, sì, proprio lui, Harry Higgins. Ha trovato Liza? Perché? L'ha perduta la fiola? Già. Sa cosa ci dico? Non si preoccupi che Liza troverà me in 448 adesso, dopo quello che lui, Harry Higgins, e il papà. Ma si può sapere che cosa le ha fatto mio figlio, signor Doolittle? Fa? Rovinatomi. Distrutto la mia felicità, legato mani e piedi e consegnato alla morale borghese. Ma lei è ubriaco, lei è matto. Io le ho dato 5 sterline, dopodiché ho avuto con lei 2 conversazioni a una corona all'ora e poi non l'ho più vista. Ah, ubriaco sono? Matto, eh? Come no? Ah, non ha scritto lui una lettera a un vecchio semo in America che voleva fondare enti di riforma morale in tutto il mondo e che voleva che lui, Henry Higgins, ci inventa un linguaggio universale? Intende riferirsi a Ezra Wanafeller? È morto, già. Lui è crepa. E me sono spacciato. Ci ha o non ci ha scritto una lettera per dirci che il moralista più originale di tutta l'Inghilterra, un certo Alfred Doolittle, semplice spassino? Sì, dopo la sua prima visita ricordo di averglielo scritto. Mi ha chiuso il coperchio della cassa sopra di me. Ci ha dato l'occasione che quello l'aspettava per dimostrare che i americani non è come noi. Che loro conoscono e rispettano il merito di ogni classe sociale, anche se umile. Queste parole sono nel suo maledetto testamento. Dov'è che quello là mi lascia una rendita di 3.000 l'anno?
a patto che io tenga conferenze per la sua Lega Mondiale, per la riforma morale, Wannafell. Accidenti, che colpo, Dolittle! Complimenti! Non si lasci scappare l'occasione, caro Dolittle. Ero felice, ero libero. Potevo piluccare grana da chiunque quando che ci avevo di bisogno, come che ho fatto con lei e Riggins. Adesso tutti vengono da me a pomparmi gli occhi. Un anno fa non avevo un parente, adesso ne ha 50 e neanche uno che si guadagni la pagnotta. Devo vivere per altri che per me stesso. Questa è morale borghese. Lui, Riggins, dice che ha perduto Eliza. Quanto scommettiamo che a quest'ora è già alla mia porta? Il prossimo che mi tampina sarà lei, Henry Higgins, perché mi toccherà imparare di parlare la nuova lingua della borghesia anziché parlare l'inglese come che si deve. E sospetto che è per questo che ha combinato tutta sta storia. Ma mio caro signor Dolittle, nessuno la obbliga ad accettare questo lascito. È qua che sta la tragedia, cara Shura. Facile dire sputaci sopra. Se me ero uno dei poveri meritevoli, avrei avuto da parte un cincinino, potria anche sputarci su. Io però, in quanto uno dei poveri immeritevoli, non ho niente, certo che queste maledette 3.000 l'anno che mi sbattono della borghesia. Sei una setta tra la sbobba del ricovero dei vecchioni, i mangiarini della borghesia. E io non ci ho tanta forza che serve il ricovero, no. Intimiditato, ecco quello che sono, spessato, venduto. Uomini più felici mi tampineranno perché ci do la mancia e io starò a guardarli pieno di invidia. È questo che suo figlio mi ha fatto? Sono lieta che in questo modo qualcuno può provvedere a Eliza. Sì, ora sono spietato che provvedo a tutti. No, non può provvedere a Eliza. Eliza non gli appartiene. Io gli ho dato 5 sterline per Eliza. Harry, non essere assurdo. Se proprio vuoi sapere dove è Eliza, è di sopra. Di sopra? Avresti potuto dircelo anche mezz'ora fa, no? Vado a prenderla. Un momento, Harry, ascoltami. Eliza è venuta da me stamani e mi ha raccontato delle sevizie cui l'avete sottoposta. Che cosa? Signora Higgins, quella ragazza ne racconta frottole, non le abbiamo inflitto alcuna sevizia. Harry, l'hai trattata male dopo che sono andato a letto? Ma anzi, ho fatto proprio il contrario. È stata Eliza a tirarmi le pantofole appena ho messo piede nella stanza, prima che potessi aprir bocca. Ma perché? Ma che cosa le abbiamo fatto? Credo di sapere abbastanza bene che cosa le avete fatto. Eliza si era affezionata a voi due. Con te, caro Harry, ha lavorato duro. E non credo che tu ti renda conto che cosa significhi per una ragazza della sua categoria sociale sottoporsi ad uno sforzo intellettuale. Bene, quando è giunto il giorno della grande prova e lei ha compiuto questa straordinaria impresa a tuo beneficio e senza il minimo errore, voi due ve ne siete stati lì senza neppure rivolgerle la parola, dicendovi come eravate contenti che tutto fosse finito e quanto l'intera faccenda vi avesse annoiati. E poi, sei rimasto sorpreso quando ti ha tirato le pantofole? Io ti avrei tirato addosso le molle del caminetto. Ma noi le abbiamo detto semplicemente che eravamo stanchi e che non vedevamo l'ora di andare a letto. È vero, Pic? Già, non c'è stato altro. Non l'avete ringraziata, non l'avete complimentata, non l'avete coccolata. Non le avete detto quanto era stata brava. Ma tutte queste cose Eliza le sapeva. Semplicemente non le abbiamo tenuto dei discorsi. Se è questo che vuoi dire. Beh, probabilmente siamo stati un po' distratti. È molto arrabbiata. Temo che non vorrà più tornare a Wimpole Street. Soprattutto adesso che il signor Dolittle può provvedere a lei. Dice però che è disposta a mantenere rapporti amichevoli con voi e a mettere una pietra sul passato. Ah, è così. Buona questa, veramente buona. Se mi prometti di controllarti, Harry, la pregherò di scendere. Altrimenti puoi andartene a casa. No, benissimo. Pic, devi controllarti. Facciamo belle i nostri modi più gentili per questa creatura che abbiamo tolto dal fango. Signor Dolittle, vuole essere così cortese da uscire un istante? Preferisco che Eliza non subisca il trauma della sua trasformazione fino a quando non abbia risolto la questione con questi due signori. Le dispiace? Come vuole, Shura. Pronto a tutto per aiutare Harry a tenermela fuori dai te. Preghi la signorina Dolittle di scendere, per favore. Sì, signora, subito.
E adesso, Harry, sta tranquillo, eh? Mi controllo perfettamente. Harry, caro, non sembri affatto carino in quella posa. Non cercavo affatto di sembrare carino, mamma. Non importa, caro. Volevo solo farti parlare. Perché? Perché se parli non puoi fischiare. Dov'è quella ragazza? Come sta, professor Higgins? Bene, spero. Ma certo che sta bene, lei non è mai ammalato. Piacere di rivederla, colonnello Pickering. Come sta, signorina Doolittle? Piuttosto freschino stamane, non trovate? È inutile che tu mi faccia questo gioco, Liza. Alzati, andiamo a casa. Non fare la stupida. Proprio ben detto, Harry. Non c'è donna che saprebbe resistere a un invito del genere. Tu non darle corda, mamma. Lasciala parlare e ti accorgerai che non ha in testa un'idea che non le abbia messo io e in bocca una parola che non sia farina del mio sacco. Io questa cosa l'ho plasmata con le foglie di cavolo spiaccicate di Covent Garden e adesso gioca alla grandam. Ma sì, sì, caro. Adesso però, vuoi sederti, per favore? Ha intenzione di lasciarmi completamente al mio destino, adesso che l'esperimento è finito, colonnello Pickering? Oh, ma non deve considerarlo un esperimento. È una parola che mi turba, ecco. Oh, ma io sono soltanto una foglia di cavolo spiaccicata. No, niente affatto. E d'altra parte le devo tanto. Che mi dispiacerebbe moltissimo se lei si dimenticasse di me. Beh, è molto gentile da parte sua, signorina Doolittle. E non è perché lei mi ha comprato gli abiti che indosso, ma è da lei che ho imparato le buone maniere. Lei capisce, avendo sempre sott'occhio l'esempio del professor Higgins, non avrei mai imparato come si comportano i signori e le signore degne di tal nome, se non ci fosse stato lei. Questa poi... E sa quando è iniziata veramente la mia educazione? Quando? Quando lei mi ha chiamata signorina Doolittle, la prima volta che sono venuta in Wimpole Street. Allora ho cominciato ad avere rispetto per me stessa. E c'erano 100 piccole cose di cui lei non si rendeva nemmeno conto, perché le venivano naturalmente. Alzarsi in piedi, levarsi il cappello, aprire la porta. Sono soltanto sciocchezze. Ma certo, sciocchezze. Ma cose che rivelavano che lei si preoccupava di me, che non mi riteneva soltanto una sguattera. Lei non si è mai tolto le scarpe in sala da pranzo quando c'ero io. Non deve badargli, il professor Higgins se le toglie dappertutto le scarpe. Ma certo, è il suo modo di fare, vero? Ma io ho notato un'enorme differenza nel fatto che lei non si comportasse così. Vede, a parte le cose che tutti possono imparare, il modo di vestire, il linguaggio corretto e via dicendo. La differenza fra una signora e una fioraia non sta nel modo in cui si comporta, ma nel modo in cui è trattata. E adesso, se non le dispiace, vorrei che mi chiamasse Eliza. Oh, grazie, signorina Doolittle. Grazie, Eliza. E che il professor Higgins mi chiamasse signorina Doolittle. Piuttosto mi faccio tagliare la testa. Henry. Lei tornerà a Wimpole Street, vero? È disposta a perdonare Higgins, no? Perdonarmi? Ma scherziamo. Che vada, che vada. Che si renda conto di come riuscirà a cavarsela senza di noi. Ripiomberà nella fogna nel giro di 3 settimane. Ah, è proprio incorreggibile. Ma lei non ci ripiomberà, vero? No, di certo. Ho imparato la lezione. Scommetto che non riuscirei più ad emettere una di quelle mie vecchie esclamazioni, nemmeno se ci provassi con tutte le forze. Oh! Oh! Così! Au! Au! Vittoria! Vittoria! Ci vuoi?
Vuoi fare dare la colpa alla ragazza adesso? Non guardarmi così, Eliza, non è colpa mia. È che adesso sono in grana. Ma questa volta devi aver vinto un milionario, papà. Già. Ma oggi sono vestito un cincinino speciale. La tua matrigna si sposa con me. Cosa? Tu sei sceso così in basso da sposare quella donnuccola? Eliza, deve farlo, Eliza. A proposito, come mai la signora ha cambiato opinione? La morale borghese fa le sue vittime, capo. Non vuoi metterti il cappello in testa, Eliza, e venire a vedere il tuo padre indoato? Se il colonnello dice che devo... Sì, io... sì, sia gentile con loro, faccia del suo meglio. Giusto per mostrar loro che non porto rancore. Torno subito. Sono terribilmente nervoso all'idea della cerimonia, colonnello. Mi piacerebbe che lui venisse a darmi una mano. Ma per lei non è la prima volta. Non ha già sposato la madre di Eliza? No, colonnello. Quello è no, il modo naturale. È solo il modo della borghesia. Il mio modo è sempre stato quel dell'immeritevole. Ma non ci dica niente, Eliza. La ragazza non sa. Benissimo, facciamo come dice lei, allora. E lui viene in chiesa e mi tiene in riga, colonnello. Volentieri, nei limiti in cui possa farlo lo scapolo. Già. Posso venire anch'io al suo matrimonio, signor Pulito? Sa, mi piacerebbe molto assistere. Sarei in vero assai onorato della sua condiscendenza, Shura. E la mia povera vecchia lo prenderia per un gran complimento. Sa, è molto giù a pensare ai giorni felici che sono finiti per sempre. Faccio chiamare una carrozza e mi preparo. Non mi ci vorrà più di un quarto d'ora. Eliza, sto andando in chiesa ad assistere al matrimonio di tuo padre. Faresti bene a venire in carrozza con me? Sposo! Che parole, eh? Di quelle che ti fanno proprio capire la situazione che ti trovi. Prima che me ne vada, Eliza, perdoni il professor Higgins e prometta di tornare da noi. Non credo che papà me lo permetterebbe. Vero, papà? Ti hanno incastrata niente male questi due sportivi, Eliza. Abile da parte sua, colonnello. Ma non ci portano ancora, sa? Avrei fatto lì stessa al suo posto. Sono sempre stato vittima di una donna via l'altra, io, in tutta la mia vita. E non ce l'ho con lui per aver approfittato della mia Eliza. Non voglio interferire. Bene, è ora di andare, colonnello. Arrivederci, Harry. Ci vediamo a St. George, Eliza. Resti con noi, Eliza, la prego. Contenta? E adesso intendi essere ragionevole o non ti basta? Lei vuole che io ritorni soltanto per raccogliere le sue pantofole, tollerare le sue sfuriate ed essere sei ordini. Io non ho affatto detto che voglio che tu ritorni. Oh, ma guarda, e allora di che cosa stavamo parlando? Di te, non di me. Se torni ti tratterò esattamente come ti ho sempre trattata. Non intendo cambiare i miei modi, che poi sono esattamente gli stessi del colonnello Pickering. Il colonnello tratta una fioraia come se fosse una duchessa. E io tratto una duchessa come se fosse una fioraia. Capisco. Lo stesso atteggiamento con tutti. E il grande segreto, Eliza, sta nel riservare le stesse maniere a tutti gli esseri umani. Come se si fosse in paradiso, dove ogni anima è uguale all'altra. Amen! Lei è un predicatore nato. Non mi importa come mi tratta. Solo non voglio essere calpestata. E allora scostati dalla mia strada, perché non mi fermerò per farti un piacere. Parli di me come se fossi un autobus. Ma lei è un autobus. Va avanti per la sua strada senza considerazione per nessuno. E io posso fare benissimo senza di lei. Ma so benissimo che puoi farcela, te l'ho detto io. Penso però che tu non ti sia mai chiesta se io potevo fare a meno di te. Non tenti di confondermi.
dovrà fare senza di me. Ma io posso fare a meno di chiunque. Io ho la mia anima, la mia scintilla di fuoco divino. Ma sentirò la tua mancanza, Liza. Le tue stupide idee mi hanno insegnato qualcosa. Lo confesso con umiltà e con gratitudine. Lei è proprio un diavolo tentatore. A lei non gliene importa niente di me. A me interessano la vita, l'umanità. E tu sei una parte di essa che è diventata un elemento integrante della mia casa. Non so che farmene di qualcuno che non si cura di me. Tu mi definisci un essere senza cuore perché non sei riuscita ad assicurarti una prelazione su di me, portandomi le pantofole o ritrovandomi gli occhiali. La donna che porta le pantofole a un uomo dà di se stessa uno spettacolo disgustoso. Mi sono fatto una migliore opinione di te quando me le hai tirate, le pantofole. Se torni da me, torna in nome dell'amicizia, perché non otterrai null'altro. Da me tu hai ottenuto 1000 volte di più di quanto io abbia avuto da te. E perché dovrei tornare? Per il gusto del divertimento. È per questo che ti ho raccattata. Se solo potessi tornare al mio canestro. Ma perché mi ha tolto l'indipendenza? E perché io ci ho rinunciato? Ormai sono una schiava, nonostante begli abiti che indosso. Ma non lo sei affatto. Se vuoi ti adotto come figlia e ti intesto del denaro. O preferisci sposare Pickering? Non sposerei neppure lei se me lo chiedesse. E pensare che è più vicino a me per età di quel che è il colonnello. Di quanto sia, non di quel che è. Parlo come mi pare e piace. Lei non è più il mio insegnante. E insomma, tu vorresti che io fossi innamorato di te, è così? Ma niente affatto. Non è questo il sentimento che io voglio da lei. Io desidero solo un po' di gentilezza. Non sono un grumo di fango appiccicato alle sue suole. Quel che ho fatto, non l'ho fatto per avere begli abiti o per essere scarrozzata in taxi. L'ho fatto perché stavamo bene assieme. E ho finito per affezionarmi a lei. Ma questo non significa che voglio che lei mi ami! Ma certo, anche io lo penso così. E anche Pickering. Eliza, sei un idiota. Ma non è questa la risposta che mi merito? Sì, invece che te la meriti. Se non sopporti il rigore del mio modo di vivere, torna nella fogna. Tu mi trovi freddo, privo di sentimenti, egoista, non è così? Benissimo. Sposa un sentimentalone con un mucchio di quattrini se non sei in grado di apprezzare quello che hai ottenuto. Lei sa benissimo che io non posso tornare nella fogna. E sa benissimo che non potrei sopportare la vita vicino ad un uomo qualunque dopo essere stata con voi due. Lei ritiene che io debba tornare in Wimpole Street perché non ho un altro posto dove andare a parte casa di mio padre, ma non sia così sicuro di avermi messa sotto i piedi. Sposerò Freddy, ecco quello che farò, non appena sarò in grado di mantenerlo. Freddy, quel giovane cretino, donna! Ti rendi conto che ho fatto di te una regina? Freddy mi ama e questo basta per renderlo re ai miei occhi. Non voglio che lavori, lavorerò io. Mi metterò a fare l'insegnante. E che cosa insegnerai in nome del cielo? Quello che lei ha insegnato a me, fonetica. Andrò ad offrirmi come assistente per un grande capellone. Cosa? Quell'ignorante! Insegnargli i miei metodi, le mie scoperte. Prova solo a farlo. Prova solo a farlo e ti tolgo il tonno! Hai capito? Ma sì! Ma sì, me la tolga! Che cosa vuole che mi importi? Tanto lo sapevo che prima o poi mi avrebbe picchiata! Che sciocca che sono stata a non pensarci prima! Non può riprendersi le nozioni che mi ha impartito! L'ha detto lei, no? Io ho un orecchio migliore del suo e che con le persone riesco ad essere civile e cortese. Se penso a come strisciavo ai suoi piedi, quando mi sarebbe bastato alzare un dito per mettermi sul suo stesso livello, mi viene voglia di prendermi a calci. Per Dio, Liza. Avevo detto che avrei fatto di te una donna e ci sono riuscito. Così mi piace.
Eccolo che tenta di abbindolarmi nuovamente, adesso che non ho più bisogno di lei. Ma certo, certo. 5 minuti fa era una palla al piede, adesso sei una forza. Liza, tu, io e Pickering saremo 3 vecchi scapoli, invece che solo 2 uomini e una sciocca ragazza. La carrozza ci aspetta, Eliza, sei pronta? Sì. Il professore viene con noi. No, di certo. Non sa comportarsi in chiesa. Non farebbe che commentare ad alta voce la pronuncia dell'officiante. Allora, non la rivedrò, professore. Arrivederci. Arrivederci, caro. Arrivederci, mamma. A proposito, Liza, vuoi ordinarmi un prosciutto allo stetto? E comprarmi un paio di guanti di renna, misura 8ª, mi raccomando. Ah, e una cravatta. Sì, una cravatta che si intoni col mio nuovo abito. Oh, scegli tu il colore. 8ª misura è troppo piccola per lei, se li vuole foderati. E nel cassetto del suo canterano ha 3 cravatte nuove. Il colonnello preferisce il formaggio Gloucester allo Stilton, anche se lei non sembra notarne la differenza. Questa mattina ho telefonato alla signora Pierce per ricordarle del prosciutto. Che cosa farà senza di me? Non riesco proprio a immaginarlo. Temo proprio che tu abbia rovinato quella ragazza, Harry. Mi preoccuperei per te e per lei se fosse meno attaccata al colonnello Pickering. Pickering? Ma che? Sta per sposare Freddy? Freddy! Thank you.